Vanni, quali sono le principali caratteristiche della trasmissione equipaggiata su questo nuovo 8080 TTV? Allora, la trasmissione SDF-T7780 rappresenta un punto di svolta perché è una trasmissione veramente innovativa. Combina i vantaggi di una trasmissione con potenza accoppiata in entrata a quella accoppiata in uscita. Mi sto riferendo ai gruppi meccanici ed idrostatici di trasmissione delle coppie. Questa trasmissione è composta da due gamme meccaniche il cui cambio avviene automaticamente e viene gestita secondo le modalità classiche d'Oizvar, ovvero con strategie di guida manuale, automatica e PTO. Abbiamo mantenuto inoltre la funzione Power Zero e la possibilità di regolare l'intensità dell'inversore. Vanni, ho notato un nuovo comando in cabina. È il selettore dei giri della presa di forza, che ha anche una posizione di neutro che agevola l'attacco del cardano al codolo e che permette appunto di selezionare il numero di giri della PTO. Ne approfitto per dirti che oltre alle tre velocità della presa di forza posteriore abbiamo anche in opzione le due prese di forza anteriori, 1000 e 1000 eco, o anche la dual speed. Questo ci permette di poter lavorare in combinata con la stessa velocità dei giri motore.